I've noticed you around. I find you very attractive. I find you very attractive. Um, would you go to bed with me? Nuovo appuntamento con Letto, il programma culturale che offre eh, agli autori di presentare eh, le loro ultime creazioni. Oggi in studio eh, abbiamo Isabella Russinova nella veste appunto di scrittrice per bambini, uh -huh. perché quello che è venuto a presentarsi oggi è una eh, favola. Come la possiamo ba definire? Ba sì, è un, è un racconto che diciamo un realismo magico. Nel, nel senso che è un racconto che si comunque muove nella realtà perché appunto racconta un'isola. Eh, un'isola meravigliosa che noi tutti possiamo comunque come dire, vedere perché insomma esiste, però magico perché c'è ci cioè, la, la possibilità di incontrare tutti quei personaggi che sono legati alla nostra fantasia, alla nostra immaginazione che, eh, che appunto lo rende un racconto magico. Antonio, l'isola e la balena edizioni Rai Eri per 100 minuti junior. Eh, perché Antonio? Allora Antonio è il nome di, di mio figlio. E poi Antonio, un nome bellissimo che tanto ti ricorda subito, ti porta subito alla mente è Sant'Antonio, che è un personaggio amato da, da tutti, che ha una storia molto, molto forte, molto importante per, eh, per tutti noi. E, e quindi insomma ecco eh, iniziare a dedicare questo libro a Antonio mio figlio e a Antonio Antonio. E Uno nomi storici, italiani, un nome degli trovare. nomi storici italiani certo. e poi mh, beh, Antonio l'isola e la balena è, è il racconto di questo bambino che è, è costretto a, a tornare nell'isola del padre eh, dove tra l'altro eh, conosce la sua famiglia che non vedeva da, da, quando è, appunto, era, eh, da quando era piccolo e per curare una malattia asmatica che, la, che e, e ha bisogno di, di, di stare bene, di stare in un posto dove c'è aria pura e, e quindi attraverso questa, uh, questa sua guarigione che avverrà nell'isola si scopre la meraviglia della, uh, della natura dell'isola, i suoi personaggi. E come ti stavo dicendo, è appunto un racconto di realismo magico dove insieme alla bellezza della natura incontri anche questi personaggi magici eh, fantastici che fanno parte della nostra fantasia e, quindi, e che ci permette di sognare. Di... È un'isola che esiste realmente, quindi. ma è un'isola so. che esiste realmente e che chi legge questo racconto potrà individuare oppure, come dire, eh, immaginare come l'isola che ha visto, che ha conosciuto, che vorrebbe. Immaginare, ma è, è, è un racconto che ti, che ti fa anche capire quanto è importante la natura, quanto è importante rispettarla, quanto è importante insegnare ai nostri figli e anche a noi stessi di, di non dimenticare mai di rispettare la natura di, uh, perché è veramente la nostra vita. Perché eh, raccontare a bambini? Cioè nella... Usare questa tua vena creativa dedicandola appunto a, a un pubblico junior. Ma, guarda, il pubblico: eh, intanto, questo è un libro che mh, dovremmo, po possiamo leggere insieme ai nostri figli e secondo me eh, ci, come dire, ci, ci, ci fa bene. Uno prima di, di, quei racconti, ci porta prima di addormentarsi. Ci prima maniera. di addormentarsi, sì, ma anche, anche perché appunto ci, come dire, ci, ci, fa, ci può far riflettere su tante cose che mh, la nostra vita ci spinge anche a dimenticare perché uno corre, eh, a, mh, la, la, la vita diciamo da adulto non è semplice no? e quindi eh, si, ci si dimentica di tutte quelle cose importanti che mh, poi alla fine ci possono anche far star meglio. Perché raccontare i bambini? Perché eh, possiamo aiutare a diventare degli adulti migliori. Se ogni bambino, se ogni, ogni bambino si aiuta a, a come dire a guardare, a osservare, a riflettere, a approfondire le cose che lo circonda e, e soprattutto a rispettare la natura, i suoi, gli animali e anche eh, le, le persone. La persona, eh, far capire ai bambini che tutte le persone sono uguali, che veramente non ci sono differenze, che la differenza sia soltanto tra il bene e il male, piccole cose che possono sembrare banali ma in realtà sono molto importanti. E se ogni, ognuno di noi cercasse di essere migliore, forse le cose veramente eh, nel mondo andrebbero meglio. E soprattutto saremmo meno attaccati. A, a, a rincorrere soltanto soldi, 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 eh, potere, 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 che poi alla fine sai... Beh, trasmettere determinati valori. Esattamente. Sicuramente un libro che può aiutare quella vecchia tradizione, che ormai è un po' seppersa dall'avvento della mm -hmm. televisione, di leggere qualcosa ai bambini prima di andare a letto. Antonio, l'isola e la balena. Isabella i nostri mm -hmm. ospiti di solito ci aiutano anche a, a, a capire i loro gusti, che cosa mm -hmm. leggono, che cosa... Guardano al cinema e quindi ci portano eh, delle cose da consigliare. Almeno sulla lettura, su, sul classico, Erasmo, elogio della pazzia. Beh, questo è un libro che fa molto bene: nel senso che ehm, l'elogio alla follia di Erasmo ci, ehm, ci permette. Che, intanto ha uguali l'uomo circolano in questo in questo cerchio infinito è talmente ovvio tutto quello che succede nella vita ehm, perché i personaggi i tipi le problematiche sono sempre le stesse e, e quindi nel... questa cosa ti eh, ti fa star meglio perché allora ti rendi conto che in fondo Mm, appunto, imparando a conoscere il passato, puoi vivere meglio il futuro e soprattutto puoi vivere meglio con te stesso. Continua con la scelta classica, diciamo, <ride> con un Caposaldo del cinema, a Fronte del Porto, una strepitosa interpretazione di Marlon Brando, Elia Kazan il regista, otto premi Oscar. Mm. Beh, perché? questo è un, è un altro classico perché? Perché questo è un film che non ha veramente non ha tempo. Um, in qualsiasi momento eh, tu lo, 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 lo vuoi rivedere, scopri comunque un film modernissimo. Um, infatti piace molto ai giovani. Ha anche uno stile registico molto, molto forte, molto intenso nella sua semplicità. E poi c'è Marlon Brando che secondo me è, eh, secondo me, secondo penso tutto il mondo, <ride> e, mh, è proprio l'interprete perfetto, il carisma, uh, profondità, uh, bellezza, mh, inquietudine. Tutte quelle cose che, che comunque lo, lo, lo hanno reso eh, immortale. E, da attrice, quanto ti sarebbe piaciuto farne parte di, di un film del genere? Beh, certamente penso che non, non, non esista attore al mondo che eh, insomma, non, non avesse voluto e non vorrà eh, immaginare di essere diretto da dagli Casane e di fare un fronte del porto. Continuiamo con eh, tuo bagaglio culturale con mm. la musica, eh, questa volta un po'... Meno sei, classica. Sì, ti sei discostata, <ride> diciamo, sì. da, dagli, di, dalle altre cose con Vinicio Capossella, l'indispensabile. Allora, Vinicio, sì, eh, dunque, intanto questa, questa musica che appunto non è, si, si discosta da, da Erasmo, eh, da, da, da Fronte del Porto, perché diciamo è un contemporanissimo però che raccoglie proprio nello stile di Vinicio tutto quello che è la nostra tradizione perché la musica di Vinicio è, eh, è anche tradizione e, approfondire cercare e ricercare nelle tradizioni la sua musica è fatta di sonorità eh, moderne ironiche eh, Beh, lui però... ripropone anche dei classici, dei classici in, mani in maniera diversa con, grande, con grande, a grande personalità intelligenza eh, mh, ironia, eh, anche quella, quella vena di malinconia eh, di, eh, che, che insomma, che, 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 che ti fa riflettere, è eh, eh, come dire, è, è, è ironia e cultura insieme a appunto eh, personalità e eh, anche un buon ascolto, perché insomma. Devo dire che oggi guardandoti e ripensando mm. un po' alla tua carriera eh, è bello eh, come dire, averti ospite perché poi alla fine tu... Centri in tutte queste cose, perché appunto sei stata uh, presentatrice di Sanremo e di, mm. eh, di, di Scoring e quindi con la musica. Hai eh, fatto l'attrice, fai l'attrice la, quindi sul cinema e, e fai la scrittrice. Quindi praticamente il, uno degli ospiti più completi che abbiamo. Diciamo che sono avuto. molto curiosa Bene. e quindi la curiosità mi spinge a, a, a cercare di, di sapere più cose possibile, di capire e anche di misurare con più cose possibili. Bene, noi ti ringraziamo Antonio, l'isola e la balena è il, appunto, il racconto che se avete dei dei bambini, dovete assolutamente. Ma anche se siete un po' bambini. O oh, se siete un po' bambini, <ride> giustamente, anche perché poi non si spiega se non è successo di tutti questi fantasy eh, eh, che girano, perché poi alla fine sono gli adulti che vanno. Assolutamente. A vederli, e fa, quindi... fa, fa molto bene. ritornare di solito, un po' bambini. A proposito, il desiderio di, un, eh, di una mm. scrittrice, mm -hmm. in questo caso eh, mm -hmm. nella tua doppia veste anche di attrice, è quella di vedere realizzato un film. Infatti con... è già pronta la, la sceneggiatura di questo tratto da questo film e fo, da questo libro che forse diventerà un film. Perfetto, quindi da vedere assolutamente. Grazie. I've noticed you, I find you very attractive Would you go to bed with me?